Benvenuti in questa nuova pausa caffè. Oggi mi sento ispirato, ne sono registrato 2000. Voglio affrontare l'argomento software per editing. Ma prima. Aldo Ricci presenta Pausa Caffè. Pausa Caffè. Gira i dischi di Aldo Ricci. Molte persone continuano a scrivermi. Quando vedono che utilizzo Premiere, perché non usi Final Cut, perché non usi Edius, perché non usi Avid, perché non usi DaVinci. Secondo me è una guerra stupida quella che si fa oggi su sti cazzo di social. Il miglior software editing per te magari è Final Cut, per te magari è Premiere, per te magari è Edius, per te magari è Pinnacle. Che cosa fa diventare un software, il miglior software per me, quando ti permette di lavorare sereno, gestire i tempi, ottimizzare il lavoro, di creare un workflow dedicato al tuo metodo. Che cosa voglio dire? Io, per esempio, in azienda, un paio d'anni fa, sono stato costretto a decidere se rinnovare tutto quello che avevo Apple oppure se passare tutta l'azienda a Windows. Bene, 2 anni fa ho deciso di optare per Windows perché noi usiamo Premiere e perché noi abbiamo un vantaggio ad utilizzare Premiere, calcolatrice alla mano. Sono stati fatti dei calcoli, non ma sì, ma oggi usi Premiere perché mi sta sul cazzo Final Cut. No, non è così. Abbiamo visto che effettivamente abbiamo un risparmio di tempo ad utilizzare Premiere. Perché? Siamo 30 persone, lavoriamo tutti su stessi progetti. Nella stessa cartella di un progetto ci lavora l'editor, ci lavora il grafico, ci lavora l'autore, ci lavoro io, ci lavora l'art director, ci lavora il motion graphic. Ci lavorano 10 persone e dobbiamo avere assolutamente i mezzi per poterlo fare. Oggi, per me, per come lavoriamo noi, per il nostro metodo, la suite Adobe è ancora la migliore. Non dite il miglior software è Final Cut. No, il miglior software per quello che fai è Final Cut. Final Cut, Premiere, chi vince tra questi? Non vince nessuno. Vince il tuo metodo. E stop. Girano i dischi di Aldo Ricci.